Ok amici, oggi vi dimostro che cos'è il Bearglass Effect reale. Qui sotto c'è un mazzo di carte chiuso, poi vedrete voi stessi. Qui ho carte tutte diverse, non sono solo un mazzo di carte regolari, questo per far sì che scelgo una carta libera. Una carta tra 52 carte, tutto mescolato. Ok? Non credo che queste carte. Tutte mescolate. Una carta libera, questa, asso di fiori, tra tutte le carte possibili immaginabili, asso di fiori, ok? Dopodiché andiamo a creare il numero da 1 a 52, asso di fiori della carta, andiamo a vedere, randomize, questo lo conoscete, randomize, andiamo a vedere 1 e 52 ammesso. 35. Asso di fiori, 35. Tutto casuale dal destino. Questo ci tengo veramente, ragazzi, perché è tutto dal destino. Ok? Ora, state bene attenti. Io non farò nessuna mossa falsa. Sono qua davanti a voi. Questo è importantissimo, ci tengo. Qui sotto ho detto che c'è, appunto, vedremo. Ok. Il mio cappellino. Mazzo di carte. Si vede pulito. Tolgo le carte. Scatola vuota. Andiamo a vedere la 35ª carta. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, è l'asso di fiori. Io credo che il Bearglass Effect esista davvero. Ciao!